the rocks. Join the club. Buongiorno e bentornati al programma più bello della radiofonia italiana. Il programma per eccellenza a livello nazionale, ma che dico nazionale, comunale, della radiofonia mondiale, assolutamente. Quello che sentite è il Ti Amo, rientrati dopo le vacanze natalizie, prima puntata targata 2021. La voce che sentite è quella dell'inutile Roby, che io qua non so neanche... Esatto, questo qua. Però mi piaceva di più quello del mister fotografo. Ah, c'hai ragione, dopo te lo cerco. Era più l'ha perso, l'ha già perso. Io sono Roby, davanti a me il capitano, il leader indiscusso di questo programma che porta nel logo un cuore. Quindi comunque si chiama Ti Amo, qualcosa vorrà dire. Anche no? Ti Odio porta nel logo un cuore. Sì, però è un cuore nero. Comunque Gianluca, come dice, chi è che lo dice Gianluca? Mischietta, sempre lei. Gianluca. Sempre lei. E alla nostra destra, cioè alla mia destra, alla tua sinistra, la Francesca Faccio Nazionale. Che... Eccola. No, non è lei. Non è Francesca. No, è la E Faccio. Invece sono sempre io. Sei sempre tu. Ciao Franci. Ciao, hai ragazzi. Mangiato panettone?
Sì, direi quando... di sì. Il fotografo. Eccola qua, vedi, questo sì. Io preferisco il panettone sempre perché ci sono i canditini. E invece a me fanno cagare i canditini. Perché non hai gusto. Non mi piacciono, che ti devo dire così. Allora, partiamo subito. Siamo partiti subito con un singolo nuovo più o meno, già qualche giorno che è uscito. Però questa puntata scaletta fatta completamente di brani nuovi. Scaletta bellissima, tra l'altro, perché ci sono dei pezzi di qualità. Questo... ci sono dei pezzi di qualità. Di cosa parla il nuovo singolo di Samuel? Del locale Cocoricò, nel quale andarono a far festa lui insieme a, adesso non ricordo, il più Vertigo. Il Blu Vertigo, bravissimo. Lo nomina anche nella canzone. Nomina anche Morgan che salta dai balconi. Non so questa immagine, vabbè. Me lo immagino. Canzone di Samuel che se non, c'è anche un featuring. Mi pare di sì. Adesso non ricordo male, ma mi pare cazzo di sì. Cazzo, mi devi fare le domande in diretta che poi mi spiace. Cioè, vedi, lui fa la scaletta poi non sa di cosa parla. Vabbè, va bene così. Allora, che dici? Quest'oggi, come al solito, tante notizie. Scriveteci al 349-192-7726. Speriamo lo faccia Dave, perché eccolo qua. Ma io ormai ho scoperto il mistero. Fai sentire il numero, però. Se no, no, la gente non sa. 349-192-7726. Quindi 349-192-7726. Scriveteci. Che dici, Gianluca? Andiamo con il secondo brano di giornata. Mi dici qualcosa di più? Novità, Tiro Mancino. Allora, questo pezzo qua è però stato scritto a quattro mani insieme a un certo signor Gazzelle. Quindi scusa, vuoi dirmi che Federico Zampaglione usa tutte e due le mani per scrivere? Sì, vabbè. Notte sanguina tra le mani. Tu rimani, fai le valigie e vai via domani, e tu mi dici no. Non si può tornare indietro, e io ci credo. Quando stavi male, perdo tra le tue mani, tu scompari, la stanza è piena di belle frasi, e tu mi dici no. Non si può tornare indietro, e non ci credo. Questa città, le strade, le case, i tuoi dischi nella macchina. Non ci vivi più.
Quindi Tiro Mancino in versione hip hop. Anche sì, la copertina sì, è molto hip hop. Aspetta che spengo fatto... l'accendino. Che stavo sventolando l'accendino in modalità concerto. Ti ricordi quando i concerti si sventolavano gli accendini o i telefonini ultimamente per fare le lucine? No, non mi ricordo più. Ti ricordi cos'era un concerto? No, no, nemmeno io, nemmeno si ricorda anche, solo anche il DJ set. Anche perché ieri mi è arrivata la notizia che probabilmente il concerto dei Pearl Jam ad Imola, che era previsto per il 2020, è stato rimandato al 2021, probabilmente verrà rimandato al 2022. Probabilmente verrà poi annullato, Gianluca, per la tua felicità, molto probabilmente. Allora, Gianluca ha preparato la playlist e io prima ho detto, ma Samuel, questo brano qua non l'ha fatto con un featuring, l'ha fatto con Cola Pesce. Cola Fish, sì. Cola Fish, che è quella che si usa per fare la panna cotta. No, quella è la colla, no? Ah, quella è la colla di pesce, ho sbagliato, ho sbagliato. Invece, Tiro Mancino, Federico Zampaglione, era un po' che non faceva qualcosa di nuovo, eh? Ma non è vero. Eh no, dai, come Tiro Mancino. Come Tiro Mancino, sì, secondo me è mica tanto tempo fa, eh. Ah, non lo so, non lo so. Comunque, il 22 di gennaio così, buttiamo così. Il 22 di gennaio uscirà l'album di Samo, l'abbiamo ascoltato, il secondo singolo. Album che si chiamerà? Brigata Bianca, esatto. Dopo Tra un anno, che è stato il primo singolo uscito in quello che sarà all'interno di questo nuovo album, abbiamo ascoltato adesso Cocorico, questo brano dedicato al locale di Riccione. Esiste ancora il Cocorico? Vabbè, adesso non si potrà andare. No, chiuso, ha chiuso, no, chiuso. Chiuso da mo. Ha chiuso per droga, ragazzi. State sul pezzo, però. A proposito di droga, mi è arrivato una bellissima notizia che arriva dal Veneto, da Venezia. Il cane antidroga. Ma le notizie non le legge la faccia. Sì, ma questa mi è arrivata e volevo leggerla. Il cane antidroga battezzato Lapo, perché così sul web diventa Lapo El Can. Ok. Per associazione. Mettiamo musica. Comunque un po' cringe sta battuta. Cosa vuol dire cringe? Cosa vuol dire cringe? Io sono vecchio, sono un boomer. Vuol dire che arreca disturbo e quindi mi sento io in imbarazzo per te. In imbarazzo per te. Come il mal di denti. Metti musica, ti prego. Allora, intanto non ne approfitto per salutare Dave, che è presente, presentissimo. E aspetta, posso fare la faccia? Quale Dave? Già, ascolto sempre il ti odio. Ciao Dave, ciao. È il Dave quello con la tartaruga, giusto? Sì, è lui. Con gli addominali, giusto? Sì, ciao, ti aspetti in radio. Che lui dice che oggi si aspetta Piango al Tecno del Capodanno russo, non deludetemi. Invece qua mi è diventato tutto rosa, ragazzi. Attenzione, attenzione, c'ho lo schermo rosa. Tutto a posto, Gianluca. Cose che capitano, come cose che capitano, perché il Ti Amo è un programma tendente al rosa, ovviamente. Fatto apposta. Ah, certo, certo. Senti, ma dimmi qualcosa di Cimini, visto che l'abbiamo anche intervistato, abbiamo avuto l'onore durante alla Zizzola. Non ho prendere a schifo il monitor. Si è sentito il Vabbè, me lo dici dopo, dai. Innamorato, questi Cimini. Io sono innamorato di te. Non importa quando, ma ti penso più spesso. Non importa l'età, non importa il sesso. Che sesso. Basso raggio di sole contro un viso che ha pianto, una pizza da sport, il telefono spento, capisci cosa intendo? I compagni di calcio capiranno. E vuoi sapere che cos'è l'amore? Te lo dico io. Tu chiamami col tuo nome, che io ti chiamo col mio. Sei andato senza salutare. Se chiudo gli occhi assaggio solo sale. Sapesse di te, di te, di te, di te. Sì, ma se proprio lo vuoi sapere, che cos'è l'amore, te lo dico io. Tu chiamami col tuo nome, io ti chiamo col mio. Mi sono innamorato di te.
Help me. Allora, visto che non volete far leggere le notizie a me, dai, vediamo Francesca che notizie ci tira fuori. Sono curioso. Ah, delle notizie bomba. Bomba? Sì. Una mano alla cintura. Ma perché? No. Una mano alla cintura. Oddio. E okay. Movimento sexy. E andiamo avanti. Mi avete detto bomba. Mi avete tirato in mente. Dici bomba. Meno male che non abbiamo detto altro. Meno male che non hai detto pam pam. Esatto. O ne voglio due. Ecco, vedi. Dai, dai, notizie, notizie. Allora, un ragazzo inglese ha cambiato nome da ubriaco e ora si chiama ufficialmente Celine Dion. Ah, l'avevo sentita anch'io questa notizia. Ma la cosa bella è che non è che si chiama Celine e Dion di cognome. Si chiama Celine Dion, Dion di nome. Perché lui di cognome l'ha mantenuto, se non erro. Dodd. Quindi lui si chiama Celine Dion Dodd. È bellissimo. Di solito la gente da ubriaca si tatua qualcosa di strano. Invece quest'uomo anagraficamente ha cambiato nome. Anch'io stavo pensando di cambiare nome e chiamarmi Sfera e basta Fortunato. Sta bene, no? Sì, rotondo in Adamas. Molto figo. Per fare una citazione. Oppure tu potresti chiamarti, non lo so, Gali Cosentino. No, lui è Mambo Cosentino, ve l'ho già detto. Mambo, sempre ormai basta, ormai giusto, era questa sta croce che devo portare. Era questa la notizia? Sì. Però scusa. Però scusa, quindi a questo punto in Inghilterra tu mi dici che cambiare nome è semplicissimo, perché se uno da ubriaco in una notte può cambiare nome. Sì, evidentemente sì. Perché da noi non è così immediato, ci vanno anche le giuste poi, ragioni. Di notte, cioè di notte uno dove va? Cioè io capisco a cambiare il nome. Infatti io capisco se ti chiami Gianluca, no, ma Cosentino. I dettagli sono importanti. La sera sentiamo. Talmente grande che la sera di Natale, tra un drink e l'altro, decide di guardare uno degli speciali della cantante canadese. La serata va avanti, i drink aumentano e la memoria si annebbia, fino a quando qualche giorno dopo riceve una lettera che conferma il cambio di nome da Thomas Dodd a Celine Dion Dodd. Un grande, anche perché magari puoi farlo online in Inghilterra questo. Ah beh sì, ci può stare, sì. Ci può stare. Ma può in Inghilterra fanno anche tante cose molto più facilmente rispetto a noi, Allora siamo arrivati al momento di quello che in teoria dovrebbe essere il TVB, no? Yes. Baby, tell me why either would you banner. Baby, tell me why either would you banner, sai. Quello che in teoria dovrebbe essere lo spazio di Poli, ma oggi Poli ci ha abbandonato. Vabbè, se vuoi faccio il Poli. Dai, vai. No, vabbè, perché ho detto in teoria? Perché l'artista in questione è un artista emergente che pubblicherà il suo primissimo album, che si intitolerà Di quel che c'è non manca niente, in uscita per Libellula e Vertigo, ma non sappiamo ancora bene quando. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, che è Serie A, ha la fortuna di avere un featuring che è quello di Alberto Bianco, nostro caro amico torinese, cantautore ormai decisamente affermato, che salutiamo se fosse all'ascolto. E Fusero, chi è Diego Fusero? Fusaro. Che a me sa molto di Fusaro. Tu l'hai detto alla Barese. Sa molto di calciatore. Eh sì, mi ricordo, ho detto Fusero, perché Diego Fusero, l'avete capita dopo. No, ovviamente stiamo scherzando, questo è un ragazzo molto giovane, una penna delicata, riflessiva e raffinata, quella di Fusaro. Ma che da introverso usa la musica per comunicare, focalizzando l'attenzione sul contenuto dei suoi testi e di conseguenza sul messaggio che vogliono dare. Questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che porta il titolo di Serie A, come la Serie A che conosciamo tutti. L'ho detto, mi sapeva di calciatore. Esatto, hai fatto bene. È stato prodotto anche qui da un carissimo amico che io vorrei salutare, anzi gli manderò il podcast se non fosse all'ascolto, e cioè Ale Bavo, tastierista di Samuel, tastierista che è stato tastierista dei Sushi. Te li ricordi Sushi, Gianluca? Yes, ma li abbiamo passati anche al TVB, stavo dicendo, al Ti amavo. Esatto, in cui lui suonava le tastiere e sua sorella cantava, aveva una voce magnifica, un gruppo del quale noi ci siamo innamorati a fine anni 90. Quindi lo saluto caramente, sono curioso perché non l'ho ancora sentito, di sentire quindi questo brano di Fusaro featuring Bianco, questa è Serie A. Presidio di lavoratori di fronte a una fabbrica, gira voce che non gira voce da 5 anni fa. C'è una serie di 20 bandiere che sembrano una, e quando serve passa il vento a sventolar. Con un terzo dei soldi che spendo ogni giorno per acqua ed elettricità, potrei finanziare una squadra di calcio emergente che arrivi poi in Serie A, in Serie A, in Serie A, che arrivi poi in Serie A, in Serie A, in Serie A, che arrivi poi in Serie A. Ci sarà una via di fuga per evitare la...
serve, passa il vento a sventolare. Con un terzo dei soldi che spendo ogni giorno per tasse d'università, potrei diventare una stella del calcio emergente che arrivi poi in Serie A, in Serie A, in Serie A, che arrivi poi in Serie A. Ed ogni cosa che faccio mi riporta di là, ah, ah. E forse la Serie A non era poi quello che sognavamo quando giocavamo in strada io e te. Perché nei sogni all'inizio non c'è quasi mai spazio di immaginare un percorso che preveda un percorso per saltare un percorso che arrivi poi in Serie A. Ma ci sarà una via d'uscita per evitare la salita. Cerco un punto che mi salverà. Ma ci sarà una via di fuga on the rocks. Join the club. La macchina a rate, le ferie d'agosto, la fila alla posta, la fila alla cassa, l'insalata mista con le gocce di rugiada sulla busta, i matrimoni degli amici e poi il tuo. Che crolla, il tizio alla porta, il tizio che canta, estinzione di massa, arriva il fine settimana, il suono del freno del treno che urla e mi ricorda che è sabato, mangiare la pizza, beccare una multa, contare i bisonti a letto di notte. Musica d'attesa del call center che ti tiene là, un venerdì piovoso di un mese di spari, salire su una nave in corso Francia e poi dal nulla occhi verdi, zaino in spalla,
cosa di elettrico, ma poi ti dimentico. Ecco, questo è un brano che mi piace davvero tanto. Concordo. Finalmente sento qualcosa che va al di là del classico hit pop che ci hanno un po' abituato a sentire gli artisti emergenti, no? Mi piace molto. Ti Vernice, che noi abbiamo anche avuto il piacere di conoscere qualche anno fa, un paio di anni fa, no? All'incirca. Sono già passati tre anni. Lui è un artista che si era esibito prima di un nostro DJ set al Pop, uno di quei locali che purtroppo non potremmo più frequentare per chissà quanto tempo. Lui molto bravo con i suoi riccioli, chitarrista. Ricordo che si era esibito da solista, se non ricordo male, no? Non aveva nessuno insieme. No, da solo, con la sua chitarrina. Bravo, bellissimo questo pezzo. Talking Heads, lui si chiama Ti Vernice. Talking Heads ovviamente non sono i Talking Heads, ma è il titolo del suo brano. Questo era il Ti Amo. Allora, visto che Francesca mi diceva saperne tantissimo di tutti gli artisti che passiamo durante il Ti Amo, in quanto noi boomer invece, vecchietti, non, ormai abbiamo perso un po' lo smalto, no? Noi parliamo dei gruppi anni 90, ci ricordiamo giusto i Subsonica. Sì, ci ha dato dei vecchietti. Ma quanto era bella Disco Labirinto dei Subsonica. E il Blu Vertigo. Sì. Esatto, bravissima. Canzone in 7/8. Sì. Sì, cosa dici? Sì. È perché ormai lo ho capito il mood. Ok. Non è che parliamo solo esgeresk. Difatti è una canzone che nei DJ set Gianluca non riusciva mai a mixare, non capiva il perché. No, non è vero, campionando si può fare. Ce l'ha fatta Cosmo, non ce l'ha fai tu. Ma, i primi quattro qua. Allora, scusate, volevo accontentare Dave che ci ha chiesto Piango al Tecno e io volevo. Ma quello del Ti Odio. Proprio lui. Fantastico, comunque questa cosa del capodanno russo fatto tutto in italiano è veramente geniale. Ma tu l'hai visti i filmati? È tutto con una scenografia. Ma allora, anni 80. Non ho visto niente, no, di questa roba qua. Zero. No, ballo, cioè, ballo, cioè, guardate. C'è stata un'esplosione, tutti quanti che giravano, condividevano sto video, tutti quanti. Non l'ho visto. Niente, no, zero. Bellissimo. Praticamente 4 ore di ovviamente countdown di capodanno. Scusa? Non si capisce un cazzo, comunque posso dirlo. No, vabbè, è stato bellissimo. Allora, è risaputo che in Russia la cultura italiana è molto musicale amata. È molto amata, soprattutto quella degli anni 60-70, no? Infatti lì sono delle star, Toto Cutugno, Albano, sono veramente delle vere e proprie star. Io ricordo anche che c'era stata quella storia che erano stati accusati di essere delle spie dal governo ucraino, se non ricordo male, e avevano addirittura erano stati banditi Toto Cutugno e Albano dal territorio ucraino. Quindi una roba inverosimile, no? E loro hanno fatto questo varietà totalmente, la sceneggiatura è totalmente incentrata sugli anni, su un varietà, il classico varietà anni 80 all'italiana, no? Quindi con tutte le lucine, cotillon. Ottima caffonata, decisamente. Però adesso andiamo avanti. Abbiamo ancora delle notizie, Francesca? Prima che tu ci parlerai di Mace. Non ci deve parlare di Mace, Blanco e Salmo. Esatto. Ma allora, Blanco, in primis, scusa, quello è il tuo fidanzato, quindi ne parli tu di Blanco. No, hai detto che oggi parli tu di tutti gli artisti. Esatto. Salmo, ben volentieri, perché l'abbiamo anche visto in carrozzina e tu l'hai anche forse visto da lontano. Sano e Salmo. Ok, dopo questa lanciamo la canzone, per favore. Ma io volevo una notizia, no? Facciamogliela dire dopo. Facciamo dire dopo. Allora, brano, quindi la canzone nostra, immagino che sia un brano rap. No. Dai featuring, credevo. Sì, no, con Blanco. Blanco l'abbiamo passato all'ultimo TVB. Sì. L'ultimissimo TVB prima di Natale. Sì, che io ti ho detto, vuoi che lo chiamo? Perché avevo letto male. No, esatto. Esatto. E insomma, adesso è già lì che fa collaborazioni particolari, importanti. Quindi, incredibile. Insomma. E diamo anche una notizia: la prossima settimana, prossimo sabato, sarà ospite qui. No. Avremo un TVB tutto braidese. Magari avremo anche un Ti Sento sull'album di Samuel in uscita, Brigata Bianca, che uscirà proprio venerdì 22 gennaio, quindi sabato. Se può fare, probabile, se può fare, molto se probabile. Può fare. Ma adesso è arrivato il momento di Mace con questo featuring by Blanco e Salmo, e questa è la canzone tutta nostra. Il tuo palazzo sembra una città tra le urla, non sento più la tua aggressività,
A me piace una bella, è bellissima la base, questo sì. Anche la produzione anche di Mace, che è un producer, un DJ. Anche il testo e la voce che non mi fa impazzire. Questo modo di cantare un po' un finto falsetto. E invece di Sto Blanco ne sentirete parlare, sì. Ragazzi. Sì, vabbè, sì. Vabbè. Io mi fido di te, che sei l'esperto qui. Secondo me è lui Blanco. E sei anche l'unico che può dirci qualcosa sul prossimo brano. Non è vero. Non è vero? Allora dici qualcosa tu. Ma prima di dirci qualcosa sul prossimo brano, notizia. Una notizia. Allora, attenzione. Ci sarà o c'è già una serie animata in cui si parla di un uomo con un pene molto lungo. C'è un cartone per bambini, un cartone animato per bambini che è infatti una controversa serie animata danese. Con l'uomo dal pene lunghissimo. Vabbè, a me con viene... il quale fa di tutto, cioè prende le cose. sì. Vabbè, è il nuovo Elastic Man, no? Tipo i Fantastici 5, cos'era Elastic Man? Non ricordo più di che. Fantastici 4. Tra l'altro sono 13 episodi. È già stato visto 140.000 volte da quando è stato trasmesso. Ma su YouTube è disponibile? No, da un televisione danese. Ah, un canale sì, televisivo danese. Come se fosse Rai 2. Ah, quindi devi andare all'Unieuro danese e devi acquistare una televisione danese, altrimenti non puoi vederlo. Okay, il pene funziona così. Il pene di Dillermand si che va fuori così? Controllo, combina disastri che poi sempre il pene rimette a posto. Ah, beh, vedi, è un pene comunque. Pene combina guai pene come pollo. Esatto. No, mi viene in mente Big Mouth, la serie su Netflix, quella decisamente. Però quella è una serie per adulti. Sì, esatto. Mentre questo qua è proprio un cartone dedicato ai bambini.
vabbè. Vogliono sensibilizzare i bambini che è avere tipo, un pene normale. Tipo hai presente quelli di Disney Channel, del tipo quello col caschetto che aggiusta tutto. Bob aggiusta tutto, bravissimo. Ecco, questo qua però c'ha, non c'ha gli attrezzi, ma ha l'attrezzo. Questo c'ha Rocco, aggiusta tutto praticamente. Esattamente, in poche parole. Vabbè, interessante. Sempre molto belle, molto interessanti le notizie della nostra Francesca Faccio, che adesso ci dirà qualcosa in più su, cos'è, un nuovo singolo quello dei cani? Sì, è una demo che è uscita a sorpresa di tratto da materiale vecchio, di qualche anno fa. E che però ha spiazzato tutti i fans. Spiegaci meglio perché. Ma allora, facilmente capibile il perché si discosti un po' dalle altre canzoni che di solito sono molto tristi. Stai inventando tutto. No, come ad esempio, non so se avete presente Il posto più freddo, oppure Nascosta in bella vista, o In piena vista, adesso non mi ricordo. Comunque sono canzoni... Bella vista è uno spumante, no? No, quello è l'altalanga. Vabbè, comunque, facciamo fuori dal seminato. Va bene, io direi che meglio, Gianluca, cioè, meglio se ce l'andiamo ad ascoltare, che dici? Sì, andiamo ad ascoltarla, no, però volevo solo specificare perché abbia spiazzato tutti i fan, perché secondo i fan, alla fine del sogno, questa canzone parla della fine della sua carriera. Secondo loro questo è il suo lascito, l'ultimo pezzo e poi basta. E quindi sono tutti disperati. Ha spiazzato i fan. Vabbè, stiamo parlando dei cani e questo è il nuovo pezzo. Era una demo, quindi si sente. Non è stata pubblicata su Spotify ma su SoundCloud. Si sente parecchio che era una demo. Gianluca, devo fare un piccolo off topic, perché mi è arrivato, allora, sta succedendo da un mese a questa parte una cosa pazzesca, cioè che i podcast di Radio Brown the Rocks, in particolare quelli di Qualche Volta Sono Serie, sono ascoltatissimi in India. Ho avuto tipo 1400 download della puntata su Peaky Blinder. E non riusciamo a capire il perché. Cioè, nel senso che adesso, al momento, le statistiche dei nostri podcast danno che gli ascolti principalmente arrivano per il 50% dall'India e per il 39% dall'Italia. Quindi ci ascoltano più in India che in Italia.
Cioè, facciamoci due domande, però, no, ragazzi. Non lo so, così, cioè, mi è venuto da condividerlo con voi, perché è una cosa che mi lascia abbastanza basito. Però devo anche dire che in questo momento le belle notizie sono sempre che tutti i giorni abbiamo connessioni, tipo adesso, dall'Irlanda e dal Brasile. Dall'Irlanda penso di immaginare probabilmente che sia un amico Davide. Parenti, sì, anche probabile, ma che sia Davide. Magari se ce lo confermi al 349-192-7726. E dal Brasile, non so, probabilmente sarà Ronaldo. E Angelo ci chiede se non arrivano anche dalle Filippine. Può darsi. Ma vabbè, chi lo sa, adesso controlliamo Angelo. Allora, inauguriamo una nuova rubrica. Ah, e senza che me lo dici. Così, cioè... sì, assolutamente. Vabbè. Che è la rubrica del karaoke. Ma non ci abbiamo i testi. Perché noi qua passano. In studio abbiamo un ospite. Mm-hmm. Una tal Giorgia. Perché tanto abbiamo deciso che tutte le amiche di Francesco si chiamano Giorgia. Ma più che amica, qua siamo a livello lavorativo. Lei è una mia collega, la mia tutor di lavoro. Cioè, questa donna mi sopporta da 5 mesi. Donna, una ragazza, una donna. Beh, cosa devo dire? 17 non è una donna. Anni, cioè, va. No? Vabbè, ma io passerei il microfono a lei e le farei cantare un pezzetto di paracetamolo. Ci stai? Quella che fa così, mi sento cuore a Mimmo. Bravissimo, okay. Quando tu... Allora, intanto, ciao Giorgia. Allora, ciao Giorgia, presentati. Okay. Ciao Giorgia, come ti chiami? Giorgia. Ok, fin qua ci siamo. Da dove vieni? Bra. Giorgia, sempre io avrei detto. Quanti anni Giorgia? Hai, Giorgia? 23. Ah, 23. E devo farne 24 a giugno. Ah, te ne davo 17, comunque, meglio, maggiorenne, meglio qua dentro, perché è il programma, questo qua un po' faceto. Allora, tu conosci paracetamolo di Calcutta? Sì. Perfetto. Allora adesso ce ne canti un pezzo. Così, ma da nuovo, senza base. Senza base, senza niente. Senza così. Base, senza niente. A cappella, sì. Ma è quella che dice della tachipirina, sei la febbre. Quella che destra. Sì, è paracetamolo. Devo farmi un'idea se devo fare da giudice anche, no? Scusa. Vai. Vai. Sì, allora è quella che fa più o meno. Sentiamo. Vai, così. Vai, vai. Sai che la tachipirina 500, se ne prendi due, diventa 1000. Diventa Mimmo. Devi fare anche così. E l'accendino. Brava Giorgia, no, ce l'abbiamo gli applausi, okay. No, perché Gianluca perché non è capace non a mettere gli effetti. Aspetta, non hai il microfono, faccio. Se tu parli senza microfono, diventa difficile. La vedo un po' dura. Dicevi? Dicevo che in tutto ciò c'è anche un video musicale di Giorgia che canta. Ah sì, quindi stiamo facendo. Quanto ci dà, scusa, per questa marchetta? In termini economici proprio 1.400. Ah, va bene. Perché perlomeno così arriva la quattordicesima. Ma che al lavoro non c'è. Con fattura o senza fattura? No, le fatture le fa lei al lavoro. Quindi fantastico. Una strega praticamente. Perfetto, no? Va bene. Bellissimo questo momento karaoke, questa nuova rubrica. La prossima settimana vedremo chi sarà a cantarci cosa. La prossima settimana passiamo il suo pezzo, si è visto che ha fatto un video dove canta. Ah, giusto, hai ragione. No, prossima settimana quindi tutta puntata pseudo regionale tra Samuel e le novità braidesi. Lei è di Bra, molto local. Esattamente, molto local. Andiamo avanti perché adesso è arrivato il momento della nuova mischeta. Attenzione con i microfoni, ragazze, per favore, non fate casino. No? La nuova mischetta, no, lei? No, assolutamente. Chi è? No, chi è? No, chi è? Dai, chi è? Madame, lei, no. Lei è Madame. Come ti permetti? Ma stai zitto, presidente. Si chiama come te, Francesca Calearo. Fammi parlare a me di Madame. È una ragazza del 2002. L'ha detto. Vai. Allora, Madame è del 2002. Ecco, l'ho detto io. Si chiama Francesca okay. E fin qua ci siamo. Ma è proprio l'antitesi rispetto a mischeta. Perché? Perché Madame inizia la sua carriera innanzitutto con un pezzo che si chiamava, quello che è diventato più famoso, diciamo, che si chiamava Sciccherie. No, quello è il secondo. Il primo sì, è Anna. Anna, ma non è diventato così famoso. Ok, ma io dico il primo famoso è Sciccherie. Ok. Sciccherie che tra l'altro è scritto in una maniera che sembrava quasi una poesia, perché è tutto... Cioè, avete presente? Certo che abbiamo presente. Certe sere in cui mi manca... No, non devi cantarla, però. Cioè, non dobbiamo darle troppa corda a questa cosa. Sta prendendo il predominio sulla nostra trasmissione, Gianluca. Ma perché tu non metti... Perché io ho scritto un pezzo sulla tesi di lei. Ah sì, allora, collaborazioni di Madame. Allora, Madame ha collaborato insieme a... Ah, ce l'ho, Gue Pequeño. No. Ok, no, sì, no. Sì, anche, ma soprattutto ma. Marra. Marra, ovviamente, Marrakesh. Sì, Marrakesh, okay. Con e poi? La canzone... Lascia stare, vai, se non te la ricordi, non devi. Non è come nelle interrogazioni, evita gli argomenti che non conosci e vai direttamente su quello che conosci. Sembrate i miei colleghi a lavoro, io non vi sopporto più. E poi è anche presente in un remix di Andromeda, il singolo di Elodie.
Andromeda, Andromeda. Tutto, ma non puoi, le deve cantare tutto. Vabbè, fai, vabbè, senti. Ci sentiamo la canzone nuova. Esatto, ha collaborato anche con Dardas, con Gali, abbiamo già detto Marrakesh, ce l'andiamo ad ascoltare. Lei è Madame con un featuring d'eccezione, Fabri yes. Fibra. Questa è Il mio amico. Il mio amico fa scelte sbagliate con una poesia tale che a volte fa dimenticare. Senza te, ti giuro che non lo so proprio. Mi fa strano pensare che tutto è partito per gioco. Tra mille problemi in famiglia e la casa che andava a fuoco. Quegli anni passati in provincia, io stavo cadendo nel vuoto. Nessuno si metterà mai tra me e te, perché io ci tengo troppo. Tu mi fai sentire come fossi guè, con cinque tipe in salotto. Tu sei la mia strada, le chance Elysée. Tu mi hai salvato dal vuoto che c'è. Sei più di un amico, tuo frate sei un mito. Lo so che fa strano, ma parlo del rap. Vai avanti a parlare di Madame. Dicevamo che l'altro singolo famoso, molto famoso, è stato 17, che all'epoca era l'età della cantante. E diciamo che quel pezzo lì era, rappresentava all'epoca l'antitesi tipo di Shadia Rodriguez, oppure proprio di Mischeta, cioè tutte quelle ragazze trapper che si facevano vedere mezze nude, invece lei era esattamente l'opposto. Da meno male che c'è ancora qualcuno così. Esatto. Da boomer lo dico questo. Fino a che non ha fatto meno male, meno male, non ci sono più la sua penultima, quelle che si fanno vedere con culo di fuori così. L'ultima invece è stata un po' osè, la penultima canzone di Madame, perché parlava di clitoride, parlava di clito. Ah, vabbè, cosa vuoi che sia, ci fanno un cartone animato sui peni, sui peni, e lei non infatti può fare una canzone sul clito. Comunque io la vorrei in cioè vorrei proprio conoscerla quella ragazza lì, come vorrei conoscere San Diego, che spero ritorni, che al ti amo. Ti giro un numero. Ho i numeri? Sì, grazie. Di San Diego io ho un rapporto molto stretto. Ah, cioè vorrei avere un rapporto molto stretto. Ecco, diverso. Ti sta ascoltando la fidanzata di San Diego, dici che cazzo è questa? No, non ce l'ha la fidanzata. Ah, lo sai, quindi ah, sei informata. È una stalker. Grande, sa, Franci, tutto. Grande, sa tutto, sa tutto. Prima o poi andrò a beccarlo a Roma. E invece che cosa sai su Andrea Laszlo De Simone? Bravo. Bravo, lui è bravo. La mia canzone preferita è Fiore mio. Ma l'hai già sentita quella che stiamo andando a quella che stiamo mettendo adesso? No, perché volevo l'effetto surprise. È bellissima, è la canzone più bella di oggi, no, di tutta la scaletta. È una canzone meravigliosa che io spero che passi nella playlist. E la bella notizia è che è anche l'ultima
canzone. Purtroppo sì, abbiamo finito. No. Vabbè, adesso l'ascoltiamo, così poi ti dico se potrà o meno essere inserita nella nostra 24H di musica. Deve, perché è un crimine. Se, bene, cioè, va bene, va bene. Perché è una canzone veramente molto molto bella. Ragazzo, produce musica di qualità. Sì, dal 2012 oltretutto lui, non è un novizio, non è uno che fa musica da qualche giorno. Qua ci porta indietro negli anni, sta base. Boomer. Vabbè, hai rotto il cazzo. Mi ricordo le balere quando andavamo alle feste, Gianluca. I nostri genitori ballavano e noi dormivamo sulle sedie, ci lasciavano lì. Esatto. Però si poteva ballare, ci si poteva abbracciare, ci si poteva baciare e ci si sentiva vivi, proprio come questo brano qua, che si intitola Vivo. Vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale. Che sta tremando di terrore. Bene, la vita è breve, pure stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta. Che fa bene alla luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta perché si muore troppo in fretta. Io la trovo meravigliosa. Beh, un brano che ci riporta indietro di almeno una settantina di anni. Il nostro Davide ci dice che, insomma, ha apprezzato, dice che è bellissima e che sembra Bruno Martino. Eh beh sì, io ho fatto un paragone un pochettino più ambizioso, e cioè quello con Domenico Modugno, perché comunque a me lo ricorda proprio nel modo di cantare principalmente. Comunque, rispetto a questa canzone, il buon Andrea dice che Vivo non è un singolo e di certo non è sperimentazione musicale, è uno stato d'animo. Ed è un sito internet, io questo non lo sapevo. A partire dalle 18 del 31 dicembre ha condiviso per 12 ore un sito creato apposta per l'occasione, con telecamere in diretta da ogni angolo del mondo per mostrare le ultime ore di un anno durissimo. Guarda, mi viene da pensare come avrà fatto ad acquistare il dominio vivo.it, perché comunque secondo me è di difficile acquisto. Probabilmente non era vivo.it o sì, vivo.com, no, non so quale fosse il sito internet. Ma siamo arrivati a quello che è l'ultimo intervento di quest'oggi, e quindi vi ricordiamo il proseguio degli appuntamenti di Radio Brown the Rocks sulle nostre frequenze virtuali. Dalle 16 arriva la banda dagli anni 90
direttamente dalle giostre. Marco Ceo, DJ Emanuele e Sara conducono Brassui 90. Alle 18 arriva Mario con il nuovo programma Andata e Ritorno, e siamo curiosi di sentire quella che dovrebbe essere già la seconda puntata di questo nuovo format condotto dal nostro Super Mario. E alle 19 Balearic Mood, direttamente da Formentera, il nostro Gioele Brizio ci fa sentire i suoi mixati. Quindi rimanete dopo di noi. Me lo dimentico sempre. La playlist del Ti Amo, che lui ci tiene, perché da quando non può più fare i DJ set, l'unico modo che ha di ascoltare la musica che metteva nei suoi DJ set è accendendo Radio Brown the Rocks dalle 15 alle 16, momento temporale in cui c'è la playlist del Ti Amo, tutta un'ora di musica italiana. E che musica italiana, ragazzi, sono bellissimi. Mi metti Mr. Fotografo, per favore, un attimo. Che mi dà. Sai. Ehi, mister fotografo. Ritoccami. No, ce l'abbiamo? Ce ne abbiamo due, probabilmente. Perché niente, mi aiuta ad affrontare meglio la giornata. Sentire questo. La voce audio di Mischeta. Assolutamente, non male. Assolutamente sì. Va bene, Francesca, vuoi salutare qualcuno? A parte Giorgia, la tua amica collega che è qui di fianco a te, che ha una voce molto molto più bella della tua, ed è anche capace a cantare molto meglio di te. Anche secondo me lavorativamente potrebbe. Non so, questo non lavorativamente lo so. Lei anche sa fare cose che io ancora vedi? Non so fare. Vedi. Vabbè, normale, però in ogni caso saluto mamma, papà, fidanzato e tutti gli altri miei amici. E sto cartone animato danese. Io non ne voglio due, ma ne voglio tre. Oi. Ciao a tutti. Gianluca, vuoi salutare qualcuno? Questa, no. E io invece voglio salutare te, casa. Dai, io saluto te. Ciao. Magari, ciao. Grazie. Ciao, cari amici radioascoltatori. Sigla. Ciao. Rete, ha segnato la Virtus Castelfrentano, ecco, ah no, che ha fatto, sbagliato, correggo, che l'ha sbagliata, aiaiaia, rettifico, c'ho il sole che mi copre, mannà, è il sole che mi copre, Ti amo il venerdì sera, ti amo il venerdì sera.